difendendo non mi interessava, volevo portarla a casa. L'abbiamo portata a casa giocando coi baffi, perché comunque sì, coi baffi siamo stati lì, siamo stati lì. Yesterday, oh my troubles seem so far away. Yes, today it was amazing. I remember I was shooting free throws and there was some kind of pause in the game and the referees were trying to sort some things out and the crowd just started screaming Viola, Viola. That means a lot for us. And I was recently talking with my girlfriend about this, that when you have people support you like this, you're not just playing for your salary. Like, you know, because some guys come, oh, this is my job. I come, I play, I go home. But when you have people like this who live in the team, who come to the games, who support you, you feel that you're playing for something more. You're not just playing for your job, you're playing for the city, for the people, and for the team. Ma credo che sia un'annata di assestamento e di grande divertimento. Poi quello che viene ce lo prendiamo tutto in corso d'opera, vediamo tutto quello che possiamo fare. Chiaramente è un anno che parte meglio degli anni precedenti, sia da un punto di vista organizzativo che anche dal punto di vista, credo, economico. Avere vicino MyEnergy è un sollievo, è un onore avere una società così grossa. Abbiamo lavorato tanto in questi mesi e i frutti, quando uno lavora, si vedono. Hai fatto gruppo bene. Sì, come gruppo, guarda, non ho mai incontrato un gruppo così. Dal primo all'ultimo ragazzo, anche gli under, siamo tutti veramente uniti, compatti, al di là, a parte nel campo, in spogliatoio. Cioè, uscendo fuori, la sera siamo sempre insieme, dopo le partite, sconfitta o non sconfitta, siamo sempre insieme. Quindi, secondo me, quest'anno è un gruppo meraviglioso. Il gruppo è veramente fantastico. Si è sentito, come d'altronde anche in, devo dire, quest'anno in tutte le partite. Abbiamo sempre sentito appunto il calore del pubblico e, come dicevo l'altra volta, sia in casa che fuori casa, perché sai, in casa si dà quasi per scontato che ci sia tanta gente, però onestamente non c'è stata, penso, nessuna partita fuori casa dove non ci sia stata molta gente appunto che ci ha seguito. E ti dico, per assurdo, fuori casa fa ancora più piacere e si sente ancora di più la portata. Sì, sì. Sì, è sicuramente un sogno fare il playoff qua davanti al nostro pubblico che ci segue da tutte le parti, diciamo, di Calabria. Perché l'altra volta ho visto Ionica, Crotone. Sì, Crotone. Sì, ero sorpreso, perché comunque fa piacere, fa piacere. Quindi siamo amici in campo, anche fuori campo. Now it looks as though they're here to stay. I believe in yesterday. E noi dobbiamo essere invece bravi ad alzare i ritmi, a fare il nostro gioco e a correre. E poi penso che dobbiamo pensare una partita alla volta, e se rimaniamo uniti come abbiamo fatto le ultime partite possiamo andare avanti. Il calore delle persone si sente dal primo giorno. Non mi sono sentito così felice mai in vita mia di fare un esordio del genere, penso non desideravo altro. Ma è un momento veramente emozionante e particolarmente intenso, anche perché trovarsi a questo punto, ovviamente tutto l'ambiente ne risente dal punto di vista emozionale. Ma anche si è creato un grandissimo gruppo con tutti gli altri compagni, essendo anche un gruppo molto giovane. E stiamo avendo anche grandi risultati. Per quanto riguarda l'esordio, invece, è stata una grandissima emozione e non mi sarei mai aspettato di vivere, diciamo. Sì, ma non me l'aspettavo, veramente pensavo che venissero meno persone, però è un buon pubblico che ha sempre tifato, e alla fine la cosa più bella è che ha salutato i ragazzi riconoscendo che hanno lavorato bene. Oh, devo dire, ho avuto i brividi perché era da un po' che non vedevo così tanta gente. Eri piccolino, gente. Cioè, ero piccolo, sì. Molto molto bello, emozionante. Poi quando si inizia a cantare tutti, a tifare tutti insieme, è proprio uno spettacolo. Poi c'è Cesselle che si alza in piedi con quelle lunghe leve, arriva al tetto. Fenicottero, infatti. Sì, io mi considero più, l'ho sempre detto, per chi mi conosce, mi considero più un lungo vecchio stile. A me piace giocare di tecnica, con i miei ganci cielo anche,
se avrò l'occasione li metterò anche in partita, però poi ovviamente quando riesco a prendere posizione bene posso giocare anche da shack, dipende come mi va la serata. Qual è il tuo idolo cestistico di sempre? Qual è... Allora, con il fatto che a me non è mai piaciuto guardare la pallacanestro perché io avevo bisogno di giocarla, io ho sempre guardato Kareem Abdul-Jabbar e Hakeem Olajuwon. I ragazzi si sono più uniti, si è creato il gruppo come, così come deve essere. Sì, ci sto lavorando tanto sull'aspetto mentale. Suddenly I'm not half the man I used to be. Io non vorrei parlare tanto della partita, vorrei parlare del pubblico. Ha risposto benissimo. Li abbiamo incuriositi perché sono presentati in tantissimi, sono veramente contento, non solo io, tutti sono contenti, anche i miei giocatori, non vedevamo l'ora di presentarci da primi in classifica davanti agli occhi di questa gente, è stato molto bello. In realtà sono rimasto qua perché mi sono divertito, perché il basket mi diverte a tutti i livelli. Come questa, tutta difficile, lunga, una battaglia, però saremo in casa, speriamo di avere i tifosi come oggi, c'erano tanta gente, tante persone, quindi speriamo di vedervi a Palazzo, vi aspettiamo domani.